Ok, ragazzi, giochiamo con intelligenza. Aspettate i vostri due contro uno. Fate attenzione a riprendere la palla. Qual è il nostro motto? Mirare basso? Esatto. Vi chiedo solamente di dare il vostro meglio per Patches. Ora noi entriamo in campo. Stiamo rilassati e cerchiamo di divertirci. Voglio dire, soltanto dodgeball, giusto? Sì. Con le mani. Un, due, tre. Piccolino, ciao! Perché lui era il più coraggioso. E il più affascinante. Di tutto il paese. Ed era destino che il suo bacio rompesse l'orrendo incantesimo. Lui solo sarebbe salito fino alla stanza più remota della torre più alta, per entrare negli appartamenti della principessa, dirigersi verso la figura dormiente di lei, scostare le tende di tulle e scoprire... Che vuoi? Tuttavia, nel malaugurato caso che mi sbagliassi e le cose andassero male, devo sapere che manterremo tutti la calma. Io non le sembro calmo. Beh, ora che la metti così, direi che sei calmo. Uno per te, uno per me. Quando starò lassù nell'ipersonno, viaggiando quasi alla velocità della luce, o vicino a un buco nero, il tempo cambierà per me e andrà molto più lento. Quindi, quando tornerò, Marv, li confronteremo. Il tempo sarà diverso per noi. Sì. Chi può dirlo? Quando sarò tornato, magari avremo la stessa età. Io e te, penso... Cosa? Riesci a immaginarlo? La tua presenza qui non è per motivare Tony Stark. Beh, mi imbarazza un pochino a dirtelo. Sei qui come mio... trofeo. Forse è per questo che ti amo. Mi ami? Abbastanza da mollare tutto e fluttuare per il mondo finché uno dei due non dovrà trovare un lavoro onesto. E credo che sarai tu, perché io non ho la minima idea di che cosa sia un lavoro onesto. Dici sul serio? L'hai detto tu. Se fai il mio mestiere per troppo tempo, non hai più un'anima da salvare. Quindi me ne vado con quel poco che ne resta. È abbastanza per te. È un vero dilemma. Personalmente, io preferisco le bionde. Davvero? Davvero. Sul serio. E così tu sei la sorella di Brandon. Bambini, prima di mangiare, ricordatevi di ringraziare il Signore per questo abbondante... bene! Abbondante bene! Amen! Ascolta, April, ho parlato con i ragazzi del Glee e... credo non siano ancora sicuri di volerti nel coro. Tu riesci a catalizzare tutte le attenzioni e loro sono già abbastanza complessati. Perché non provi a guadagnarti la loro fiducia? Un momento! Sembra che ti manchi qualcosa. Questo rappresenta la disciplina. E questo rappresenta la forza. Vi servono entrambe per raggiungere la freccia. Lo fa per fuorviarti. Lascia quelle cose in giro per farti credere che usa un sosia. Ogni volta lui non sa quando vado a cercare. Ogni volta! Olivia, ecco chi è lui. È proprio così che si fa. La sua vita è lo spettacolo, non lo capisci? Viene a letto con te, ma non vuol dire che si fidi di te. La lotta si intensificherà. E coloro che non sono disposti a sacrificarsi per la propria patria possono lasciare le loro armi a terra e abbandonare la colonna seduta stante. Mi chiedo... Sperava forse di farmi impietosire. Se era così, purtroppo si sbagliava, perché... gli facevo male. Sentivo la violenza della frusta ripercuotersi lungo il mio braccio ed esplodermi nel cuore. Ma il ragazzo non implorava la mia pietà.
Non è necessario. No, ci terrei che lei li avesse. Ma davvero non è il caso. Questo è solo un quaderno d'appunti. Sono troppo belli e credo che mi sentirei in debito. Grazie. Tu come ti chiami? Christmas. Veramente? L'originale. Anche quello è vero. Oh no, io passo 3 ore tutte le mattine a disegnarmelo con una pironera. Una volta prese degli ostaggi e chiese un riscatto. La cosa gli andò storta e adesso c'è la colpa. E noi che cosa c'entriamo? Niente. È una partita. Se riesci a ottenere i soldi, vince. Se l'autobus esplode, vince lo stesso. E se vincessi tu? Domani comincio un'altra partita. R2. R2. Sì, sì, lo so, io... Ehi, è un'isola sacra, modera il linguaggio. Vecchio amico. Vorrei tanto riuscire a farti capire, ma non tornerò indietro. Niente può convincermi a cambiare idea. Vedi, quando finisce che uccidi uno dei tuoi uomini, tu dici a te stesso che è capitato per poter salvare la vita di 2 o 3 o 10 altri. Magari 100 altri. Senti, Derek, visto da fuori può sembrare perfetto, ma... Emerge avariata, Meredith. Ed è colpa mia, l'ho rovinato io, forse per sempre. Vuoi davvero bere da un pozzo avvelenato? Sono un veterano, Doc. Mi ero chiamato dopo l'11 settembre. Molti poliziotti lo furono. Ero con le forze speciali in Afghanistan. Ci infilavamo in quei tunnel e caverne. Era buio pesto. Se spegnevi la tua torcia, c'era questo bagliore. Luce perduta la chiamavamo. Un bel cappellino, eh? Ah, che splendore. Chi è questa bella ragazza? Chi è questa bella fatina? Eh? Will, sembra una che è passata sotto un rullo compressore. Il rullo della bellezza, certo. E il mondo dovrebbe vedere quanto sei bella. Perciò ora, Gracie Adler, ci alzeremo da quel letto, usciremo da quella porta e saluteremo il nuovo giorno con uno splendido sorriso. Sei pronta? Coraggio, andiamo! Sì!